Domani si conoscerà in parte il destino dei dipendenti del consorzio di bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese. La ragioneria della Regione Campania comunicherà l'importo che dovrebbe essere trasferito. Si parla di circa 800.000 euro, cifra che consentirà il pagamento di soltanto due stipendi rispetto ai sei vantati dai lavoratori. Ma la situazione potrebbe essere certamente diversa se l'ente fosse in grado di recuperare i crediti. I soldi che potrebbero entrare nelle casse del consorzio cambierebbero le sorti appunto dell'ente. Gori, Genio Civile, azienda Maltauro, provincia di Salerno e diversi comuni, tra cui anche quello di Sarno, devono al consorzio centinaia di migliaia di euro. Resta comunque l'inattività dell'ente, bloccata dalla mancanza di fondi, in parte pignorata dai creditori. Non c'è nemmeno la benzina per le auto di servizio. I lavoratori rimangono qua sotto la sede a disposizione dell'ente perché non hanno mezzi e né benzine per potersi recare sui posti di lavoro. E aspettiamo a martedì, dopodiché domani c'è un'assemblea e poi nell'ambito dell'assemblea si decide il da farsi. L'auspicio è quello là che arrivano delle risposte certe, a parte per gli stipendi, ma soprattutto per definire effettivamente cosa si vuole fare del consorzio. Oggi noi abbiamo un commissario politico, ribadisco, mandato dalla politica e quindi gli devono dare tutti gli strumenti affinché questo consorzio sopravviva per il bene dei lavoratori ma soprattutto per il bene del territorio. E questa mattina il senatore del Movimento 5 Stelle, Andrea Cioffi, è stato al consorzio per comprendere la gravità della situazione. Bisognerebbe capire come mai si è arrivato a questo punto, in questa situazione. Come mai ci sono queste situazioni di così estremo arretramento di pagamenti degli stipendi ai dipendenti? Come mai il consorzio ha un così forte debito nei confronti di contributi INPS non pagati? Da quello che ho capito, sono 20 anni che non si pagano i contributi. Come si può arrivare a questa cosa? Com'è possibile che fino adesso nessuno sia intervenuto? Com'è possibile che un consorzio, ma un qualsiasi ente, possa avere uno squilibrio tra le entrate e le uscite? Allora, questa è una gestione fatta veramente con i piedi. Bisognerebbe capire di chi è la responsabilità di essere arrivati a questo punto. Adesso il problema vero è come trovare le somme per pagare queste persone che si trovano in questa condizione. L'articolo 10 della legge della Regione Campania, legge 4/2003, prevedeva che la Regione desse un contributo. Perché non è stato dato questo contributo? Se viene detto che lo deve pagare la Gori, perché non si è creata questa situazione? Sono troppi anni che stanno in questa situazione, evidentemente nessuno la vuole risolvere. E poi ci troviamo in questa situazione drammatica. Il problema, come al solito, è che chi dovrebbe fare le cose non le fa, e poi ci troviamo i lavoratori che non vengono pagati.